devo dire che la comunità ucraina è stata molto contenta. A Bologna è venuta a salutarmi, ha riconosciuto nella descrizione del territorio delle tragedie di Chernobyl quello che ho scritto nel romanzo, che sta andando molto bene. A questo non lo so, certamente i precedenti libri ne hanno dato soddisfazione perché sono dei saggi però romanzati e diventeranno molto presto una fiction per Netflix. Ad aprile ci saranno le riprese, sono 8 puntate da 52 minuti e parlo di avvocati, parlo di noi. Io penso che è giusto che gli avvocati raccontino la loro solitudine, il nostro lavoro. Anche durante il lockdown abbiamo fatto la nostra parte, nessuno lo sa. Sa quante volte abbiamo risposto alle telefonate di donne che hanno subito violenze o messaggi di notte ed era difficile anche incontrarle perché magari il marito violento era vicino a loro. Quindi ci siamo inventati un nuovo modo di fare gli avvocati, li abbiamo incontrati davanti ai supermercati. La violenza in famiglia, indubbiamente quella che ho descritto io nei libri, ha fatto presa anche nei produttori. In questo libro si sente la sua anima d'avvocato o la sua anima da scrittore? Secondo me l'avvocato c'è sempre, si è avvocati sempre, però questa volta ho cercato di staccarmi un po' dal racconto, quindi ho fatto parlare i ragazzi, ho fatto parlare gli anziani. E soprattutto è un libro imperniato molto sul ruolo della donna nella società, nell'aiuto dei più deboli. Credo che sia un inno anche alla donna in generale, in tutte le sue declinazioni. Insomma.